Un saluto a tutti gli amici di TechZilla, ci ritroviamo con Nokia Lumia 520. Mettiamo un attimo da parte il terminale e concentriamoci sulla confezione, che tra l'altro è riciclabile. Andiamo ad analizzare la manualistica. All'interno troviamo un cavo USB micro USB lungo, dedito alla ricarica del terminale con il caricatore da parete con ingresso USB, auricolari in plastica non in ear di buona fattura e qualità sonora, un ulteriore cavo USB micro USB corto dedito alla connessione al PC. Mettiamo da parte la confezione e veniamo al terminale che si presenta con una scocca in policarbonato lavorata davvero molto bene. Le dimensioni sono 119, 9,9, 64 mm, 124 i grammi ben distribuiti in mano. La scocca è rimovibile. Batteria da 1430 mAh che con un uso intenso ci consente di arrivare intorno alle 19-19:30. Con un uso moderato arriveremo tranquillamente a coprire la giornata. Ingresso micro SD, micro SIM. Andiamo a chiudere il terminale per analizzare un po' l'estetica. Sul frontale abbiamo una capsula auricolare, un display da 4 pollici 800x480 pixel, super touchscreen con una tecnologia in grado di aumentare la resa alla luce del sole. Tre tasti soft touch, indietro, start e cerca. Sul lato destro abbiamo bilanciere del volume, tasto di accensione, tasto fotocamera, primo clic messa a fuoco, secondo clic scatto. Sul lato inferiore abbiamo il solo ingresso micro USB. Pulito il lato sinistro, ne esce vittorioso il design. Sulla parte superiore ingresso jack da 3,5. Per il posteriore invece abbiamo una fotocamera da 5 megapixel senza flash LED e una cassa che suona abbastanza bene. Il design ci è piaciuto, unica nota: questi spigoli non proprio arrotondati danno fastidio nel palmo della mano con un uso intenso. Andiamo a sbloccare il terminale. Ci ritroviamo con la solita schermata di sblocco di Windows Phone che non permette particolari personalizzazioni. L'interfaccia Windows Phone è la classica, formata Live Tiles, che possiamo ridimensionare e spostare a nostro piacimento, ma parliamo subito di parte telefonica. Facciamo una telefonata al 119 e mettiamo il viva voce. Allora, il viva voce non mi ha colpito particolarmente, per quale motivo? Perché l'audio in questa capsula principale è davvero molto molto buono. Riusciamo a sentire molto bene e il nostro interlocutore, grazie a questo microfono, ci sente molto bene. Quindi la ricezione è nella media, anche se qui non abbiamo molto campo, però come vedete siamo in grado di telefonare, quindi una parte telefonica promossa a pieni voti. Parliamo di messaggistica, la tastiera è molto buona, vi dico, mi sono trovato davvero molto bene con questa tastiera, bello il feedback aptico, mentre quello audio a volte è un po' troppo alto e può dar fastidio. Testiamo la tastiera. Allora, come vedete, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, si scrive bene, bello l'inserimento vocale che però non è attivo in tutti i campi di immissione testo. Parliamo di parte mail, davvero davvero ottima la parte mail, andiamo ad aprire una mail. Come vedete, pinch to zoom, davvero fluidissimo, nessun tipo di problema nel muoverci nella mail. Tutti gli account vengono gestiti in questa schermata, quindi una parte mail davvero ottima da promuovere. Apriamo la parte Office, andiamo a visualizzare una presentazione PowerPoint, la giriamo, guardate qui che fluidità,
Office promosso anch'esso. Andiamo a parlare di browser web. Apriamo TechZilla e vi dico subito che il browser web mi ha colpito particolarmente. Non possiamo dire spesso che è buono il browser e la navigazione per un base di gamma, ma in questo caso abbiamo prestazioni paragonabili a top gamma. C'è il desktop mode, non c'è il reflow del testo, non c'è il flash player, ma abbiamo un'interessante opzione trova nella pagina che ci consente di scrivere una parola e di ricercarla nella pagina web. Andiamo a vedere un po' come si comporta la navigazione. Come potete vedere, assolutamente nessun tipo di problema. Facciamo un pinch to zoom e muoviamoci nella pagina. Come vedete, assolutamente non abbiamo nessun tipo di problema. Abbiamo cliccato una news per sbaglio. Andiamo sul Corriere. Corriere della Sera, un sito molto pesante. Vi dico che la gestione delle schede non mi è piaciuta particolarmente. Per quale motivo? Perché switchando tra una scheda e l'altra, spesso e volentieri la pagina viene ricaricata. Anche quando andiamo solamente a chiudere una scheda per poi ritornare alla nostra scheda corrente, spesso vediamo lo stesso la barra di caricamento avanzare. Anche qui la fluidità è davvero ottima. Vedete come lo scorrimento è fluido, non abbiamo assolutamente problemi. Andiamo a zoomare e muoverci nella pagina. Quindi browser web promosso anch'esso, Internet Explorer per mobile è una vera sicurezza. Accediamo alla parte multimediale attraverso il tasto fotocamera. Prendiamo un soggetto e scattiamo una fotografia. Lo scatto è veloce, le impostazioni della videocamera e della fotocamera sono davvero poche, però Nokia e Bing ci aggiungono qualche filtro. Vediamo un po' quali sono i risultati di queste fotografie. Guardate qui che belle macro. Il terminale fa davvero delle ottime macro, mi sono piaciute davvero tanto. Guardate qui che bella fotografia. Davvero ottime le fotografie. Anche questa, anche su PC, è ben visibile. Certo, appena facciamo un po' di zoom perdiamo qualcosa a livello di dettaglio, ma è ovvio, è una 5 megapixel che si comporta discretamente in condizioni di luce precaria. Allora, in condizioni di luce precaria la fotocamera va bene, non sentiamo l'assenza di flash. Quando invece la situazione peggiora, quindi molto buio, situazione difficile da gestire, sentiamo la mancanza del flash. Andiamo ad analizzare un po' la qualità del display. Vediamo un file di test. La risoluzione, come abbiamo detto, non è alta, però i colori sono buoni lo stesso, naturali, bel punto di bianco. Il nero purtroppo è grigio, ci sembra molto grigio, e in fase di zoom la risoluzione va persa. Comunque abbiamo un ottimo angolo di visuale, quindi non ci possiamo lamentare. Un display che dà soddisfazione a chi non pretende molto. Andiamo verso la nostra zona musica e video. Sentiamo il nostro file di test. Allora, vi dico subito che la cassa posteriore ha un volume alto, non molto pulito, e mancano gli bassi, ma gli bassi mancano sulla stragrande maggioranza degli smartphone. Andiamo nella sezione video, che è unita a quella della musica. Apriamo un 1080p, vediamo come lo gestisce. Guardate che fluidità nel gestire un 1080p. Davvero ineccepibile. Il lettore video ci è piaciuto particolarmente. Non legge solamente gli MKV, ma non è assolutamente un problema.
mettiamo sotto stress il processore con Asphalt 7, che avevamo già aperto prima, ma per i soli 512 MB di RAM si è riavviato. Il processore fa girare i giochi davvero davvero molto bene, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. La fluidità è ottima, l'accelerometro funziona bene, non abbiamo mai avuto perdite di frame, qualche piccola incertezza in fase di caricamento, più che altro possiamo magari dare la colpa ai titoli non ottimizzati a dovere, perché la piattaforma hardware è davvero molto buona. Aspettiamo l'attimo di caricamento giusto per far vedere i giochi come girano. Ecco qui, saltiamo le introduzioni. Guardate l'accelerometro come funziona bene, assolutamente nessun tipo di problema. Usciamo dal gioco in maniera brutale per far vedere come il telefono non ne risente affatto. Allora, cosa differenzia un Windows Phone di Nokia dagli altri produttori? Beh, sono le applicazioni Nokia. In questo caso abbiamo Foto Effetto Cinema, un'applicazione davvero ben fatta che ci permette di creare delle fotografie animate, di scegliere quali parti animare appunto e far rimanere statiche le altre parti. Foto Smart permette di scegliere i sorrisi e di rimuovere gli oggetti indesiderati dalle fotografie. Inoltre abbiamo la suite Here, Here Drive Beta ci permette di scaricare anche una mappa gratuitamente. Here Transit è comodo, Here Maps è una buona alternativa a Google Maps. Abbiamo Nokia Care, che è una guida, Nokia Musica, che è uno store di musica appunto, ma ci permette di scaricare gratuitamente dei mix radio forniti da Nokia in modo da poterli ascoltare anche offline. Nokia Reading è una sorta di Blink Feed per Windows Phone. Ritroviamo anche la gestione degli ebook. Nokia Trailers, come lo dice il nome stesso, ci permette di gestire i trailers. La funzione panorama è comoda, le foto vengono bene, un po' pigro il software nella ripresa dei fotogrammi. Photo Beamer è un plus più utile che altro, insomma l'abbiamo testato, non ritroviamo la sua grande utilità. Studio creativo invece è una funzione davvero comoda, ci permette di mettere a fuoco gli oggetti, di creare delle sfocature, di rimuovere gli occhi rossi e di intervenire sulle fotografie. Transfer My Data è l'applicazione di Nokia per trasferire i contenuti su Nokia Lumia 520. Allora, cosa dirvi di questo Nokia Lumia 520? Su Google è il terminale della famiglia Lumia più cliccato, un motivo ci sarà. Il concetto del rapporto qualità-prezzo si è fatto smartphone, costa solamente 199 euro, disponibile in tante sgargianti colorazioni e pronto per entrare nelle tasche dei più giovani e non solo. Per TechZilla è tutto, un saluto da Bernardo.